Ciao a tutti, sono Simone Panozzo, lo chef del ristorante La Fiamma di Breganze. Nella videoricetta di oggi prepariamo la crema catalana. È una ricetta veloce, quindi vi invito a seguire il video fino alla fine. Vi invito comunque ad iscrivervi al nostro canale YouTube, di mettere un mi piace sotto questo video se vi sarà piaciuto e di lasciare un vostro qualsiasi commento, che per noi è cosa molto gradita. Eccoci, allora, per preparare la crema catalana faremo circa 8 porzioni. Usiamo 6 tuorli d'uovo, poi ci serve 20 g di amido di mais. Io uso amido di mais e non amido di frumento, perché così risulterà essere anche un dolce adatto ai celiaci. Poi metteremo la puntina proprio di un cucchiaino da caffè di polvere di liquirizia. Poi metteremo mezzo litro di latte, mezzo litro di panna fresca, 200 g di zucchero. Bene, mettiamo il latte e la panna. Questo pentolino qua lo mettiamo sul fuoco. Nel frattempo che il latte e la panna prendono il bollore, noi andiamo a mettere i tuorli dell'uovo dentro a una casseruola. Bene, abbiamo messo le uova, mettiamo lo zucchero, mettiamo la maizena e mettiamo anche la nostra puntina di liquirizia e mescoliamo. Adesso, come vedete, sta prendendo il bollore il latte con la panna. Appena prende, che comincia a salire, noi spegniamo il fuoco. Ecco, adesso allora mettiamo un po' del latte e diamo una mescolata. Benissimo, adesso mettiamo tutto il rimanente, diamo una mescolata e rimettiamo sopra il fuoco. La dobbiamo fare addensare, grosso modo quando riprende il bollore già avremo una crema catalana già bella, bella soffice ma anche densa, ecco. Ecco qui allora, adesso con un mestolo mettiamo gli stampini. Ecco ragazzi, la crema catalana si è raffreddata, già da tiepida, secondo me va servita tiepida. Basta a questo punto metterci dello zucchero di canna in questo caso. E poi andiamo a caramellare appunto lo zucchero e facciamo la crosticina bella croccante che piace tanto. Bene, come avete visto io l'ho fiammeggiata proprio, come dire, abbondantemente. A me piace proprio che ci sia la crosticina bella croccante. Ecco, come vedete la crema catalana è bella e pronta. Se noi andiamo a toccare così, adesso magari non lo sentite voi, però c'è proprio la crostina sopra, la crosticina.